a tutti, mamma mia, ho un'ansia addosso che manco a fare il gran premio. Comunque, Riffo. No, Riffo non mi piace. Ciao a tutti, per chi non mi conoscesse mi chiamo Francesca Rioldi, ho 24 anni e vado a cavallo fin da quando sono nata. Penso che questa sia la mia, diciamo, particolarità. Sono qui e ho deciso di aprire un canale YouTube perché... perché voglio farvi vedere come vivo io questo sport attraverso i miei occhi. Quindi non parlerò tanto di cose tecniche, ci saranno, ma non è incentrato su quello. È più, se volete, incentrato sul lato psicologico delle gare, su come vivo io le gare, come si può rimediare a certi errori, come ci si può lavorare sopra. Ho tanti argomenti in testa, perciò non posso stare qua a farvi un elenco perché verrebbe una palla assurda. Vi invito a seguirmi in modo che, insomma, pian piano li scoprirete e ne parleremo assieme, perché mi piacerebbe avere un confronto diretto con voi, che voi mi diciate le vostre opinioni e che, insomma, tutto questo sia un po' un punto di crescita sia per me che per voi. Io comunque sono figlia di una persona che fa questo sport da tutta la vita, che è anche un campione, ed è mio padre. Perciò metterò al vostro servizio la mia esperienza, in quanto ho avuto la fortuna di nascere in mezzo ai cavalli e di avere quindi un'esperienza, diciamo, abbastanza ampia, grazie anche al suo aiuto o comunque al numero di cavalli che ho montato fino adesso, perché secondo me una delle cose che alla fine fa è la pratica. E non è facile stare qui a parlare davanti a una fotocamera perché mi sembra un po' di essere una scema, però ci proverò, sono sicura che andando avanti con il tempo ci prenderò un po' la mano. E al momento non vi aspettate neanche chissà cosa di montaggio, perché sono le prime volte e devo imparare, devo studiare, devo mettermi un po' sotto. Questa idea del canale YouTube ce l'ho in testa da un po', da circa un anno. Però avete presente quando siete un po' intimoriti, perché comunque è un esporsi, e perciò non è facile e ci ho messo tanto per decidermi. Alla fine però mi sono buttata e spero che ne venga fuori qualcosa di buono. E in tutto questo vi racconterò un po' quali sono state le mie esperienze, le mie difficoltà e che ruolo hanno giocato i cavalli nella mia vita quando magari ho avuto delle difficoltà. Però ripeto, sono tutte cose che poi andrò a spiegarvi man mano. Quindi, come si è ben capito nella presentazione, non è che sono proprio il massimo. Iniziamo, secondo me sapete cos'è carino? Che io vi faccia vedere, dato che siamo in ambito di presentazioni, chi sono i miei compagni di squadra. Quindi adesso facciamo che io in questo momento sono in casa, ma usciamo e andiamo a vedere quali sono i miei cavalli che in questo momento sto montando. Quindi a tra poco. Allora, giusto un attimino per intenderci, questo è il mio mondo, ovvero il nostro maneggio con la scuderia, il campo coperto, là fuori c'è il campo esterno, mentre da questa parte c'è casa. Quindi praticamente capite quando dico che io sono nata in mezzo ai cavalli. Questa è la ragione. Ma adesso direi che iniziamo con le presentazioni. Saranno delle presentazioni molto generiche e brevi, perché altrimenti viene fuori un video troppo lungo. Farò dei video a parte sicuramente in cui descriverò il mio percorso che ho fatto con ognuno di loro. Iniziamo subito con uno dei pezzi forti. Lui è Celtic, un cavallo olandese di 11 anni. È bellissimo, direi. Ed è uno dei miei cavalli di punta, principalmente ne ho due, lui e Celia, che poi adesso andremo a vedere. Tanto mi soffermo un attimino. Trovo che sia un cavallo veramente bello e anche molto buono, docile, non mi ha mai dato problemi. E gli voglio tanto bene.
adesso invece passiamo alla principessa, nel vero senso della parola, della scuderia. Lei è Celia, una cavalla francese di 12 anni quest'anno ed è una forza della natura. Quando andrò a parlarvi di lei sarà davvero un video molto particolare. Ha un carattere molto forte ed è molto molto prima donna, ma è davvero una combattente. Sicuramente insieme a Celtic sono i miei migliori cavalli. E siamo arrivati a Ciclone. Ciclone è un cavallo tedesco di 9 anni. Penso sia un cavallo molto qualitativo, però con un carattere da gestire. Ma per assurdità comunque è il cavallo che mi sta insegnando di più a livello di esperienza e sicurezza. Ora siamo arrivati a 100, un cavallo olandese di 17 anni ed è il cavallo che, diciamo, con la quale ho più esperienza, ho fatto forse più binomio perché è da più tempo che ce l'ho, e è un cavallo che mi ha davvero dato tante soddisfazioni e penso che questo sarà uno degli ultimi suoi anni della sua carriera, perché inizia a diventare un vecchiettino. Però è davvero simpaticissimo, come potete vedere. Ma andiamo avanti. Questo nonetto invece si chiama Viper, ha 16 anni ed è olandese. È un cavallo che durante l'anno scorso ho montato io, molto competitivo, ma principalmente, ecco, diciamo che lui è più di mio padre. Infatti quest'anno al momento lo sta montando lui, poi vedremo se eventualmente ce lo scambieremo. Non fatevi ingannare dal fatto che adesso sia così carino e coccoloso, perché sa anche essere un'enorme testa di cazzo. Ciao Viperino! Questa piccolina invece si chiama Upupa della Loggia ed è nata proprio qui da noi. È piccolina, ha 4 anni e ancora non è andata in gara. Lei è figlia di una cavalla che montavo io, che si chiama Kelly de Fussigny, che è la stessa cavalla che mi ha permesso di vincere Piazza di Siena. Lei invece è Expensive, anche lei è olandese, di 9 anni, ed è una cavalla con la quale sto riuscendo solo adesso, diciamo, avere una costanza nei risultati. E insomma ve ne parlerò del lavoro che ho fatto con questa cavallona. Lui invece è Tucson della Loggia ed è bensì il figlio della grigia che vi ho fatto vedere prima, Expensive. È uno stalloncino di 5 anni nella quale io credo molto, secondo me verrà veramente un buon cavallo. Ho davvero molte speranze in questo cavallino. Ed eccoci ritornati qui, questo primo video è giunto al termine, spero che vi sia piaciuto, nonostante sono consapevole che la qualità non sia delle migliori sicuramente, però è tutta una cosa nuova per me e vi prometto che comunque da qua in avanti sicuramente migliorerò il tutto. E nel frattempo vi invito a iscrivervi al mio canale per scoprire di cosa andrò a parlare, dato che finora ho voluto solo darvi una presentazione generica. Sono sicura che potrà essere un'ottima occasione per conoscerci meglio e scambiarsi opinioni ed esperienze diverse. Quindi non mi resta che salutarvi e a presto!